Ciao, ma lo sapevate che l'Italia è il paese numero uno al mondo per produzione ed export? Cioè siamo i produttori numero uno al mondo, il paese che più produce, ma non solo produce, la qualità top level, i migliori vini al mondo escono di qua. Di qua, un paesino piccolo così. Io lo dico piccolo così perché sono brasiliana. L'Italia sta 27 volte dentro il mio paese. Quindi il produttore numero uno al mondo e attualmente, ma insomma da parecchio anche, è lì lì con la Francia in parecchie volte, il numero uno in export. Ok? Ma io non capisco allora perché non riesce a farsi pagare per quello che vale. Sì, pagare. Perché da tanto che la Francia invece vince dall'Italia per un discorso di valore. Il loro vino vale di più del nostro, del vostro. Quindi questo sai cos'è? Comunicazione. Loro comunicano meglio degli italiani. Quindi comunicazione cos'è? Marketing. Eh già. È di questo che stiamo parlando qua. Intanto mi presento. Io sono Carina De Souza e sono direttore di KDS International Business Consulting. Dalla KDS International Business Consulting è nata KDS Food and Wines, che si occupa dell'export del vino italiano nel mondo, prevalentemente in Brasile. E da qui poi è nata la formazione. Noi ce ne occupiamo di formare le aziende italiane, ma prevalentemente le aziende internazionali, a quello che è il business, il wine business, ok? Quindi è nata KDS International Wine Business Academy. E dentro, all'interno di KDS International Wine Business Academy ce ne occupiamo di wine business, wine marketing e wine export. Quindi noi insegniamo alle aziende del mondo quello che l'Italia sa fare, quindi know-how italiano. Noi ce ne occupiamo, visto appunto che ho 20 anni di esperienze nell'internazionalizzazione del vino italiano, quindi know-how italiano in quello che sa fare di meglio, quindi nell'export, nella produzione, nel management aziendale, nel wine, nel vino, insegniamo questo. Ma poi, quando torno in Italia, mi trovo che l'Italia nel social media marketing invece è ancora il vecchio mondo. Ed è per questo che sono qui, per parlarvi di questo. Quindi, se vi interessa capire se il vostro vino è social, quanto è social il vostro vino e cosa dobbiamo fare per comunicare come si stanno comunicando gli altri. Il mondo oggi è social ed essere social è normale. Oggi non è normale non esserlo. Purtroppo, molte volte io sento che dicono: ah, queste cose non fanno per me, non è più una scelta. Se voglio vendere il mio vino, che sia all'Horeca, al GDO, quello che ho, io devo essere social. Perché oggi essere social non è più una questione di scelta. Il mio cliente, io non vendo tramite i social network, ma io creo i rapporti, creo quel legame, quella fiducia, quel rapporto che il mio cliente ha bisogno. Il mio cliente non creo più i rapporti tramite la pubblicità, non esiste più questo. Il mio cliente ha bisogno di conoscermi, di fidarsi e lui oggi usa i social per questo. Usa i social e se lui si fida di me, lui condivide, lui comunica ai suoi amici che si sta fidando del mio brand, che si sta fidando del mio brand, che beve il mio vino ed è felice di farlo. Condivide una foto e i suoi amici cosa fanno? Vanno a comprare il mio prodotto. I suoi amici iniziano a bere il mio vino. Oggi funziona così il mondo. Quindi io non posso più scegliere di essere o non essere social. Quindi ed è per questo che ho preparato per voi, ok? Per voi un bellissimo regalo. Quindi lasciatemi qua sotto, quindi quando ho finito questo video, vi ho preparato un piccolo spazietto, lasciatemi i vostri dati e io vi farò avere un video, una presentazione di come preparare i contenuti
in un modo molto semplice, ma più che altro di come capire l'importanza di questi contenuti, come creare questi contenuti, come individuare e capire l'importanza del social, ma anche individuare chi sono i miei clienti, chi è la mia persona, chi è il mio cliente finale, quindi con chi devo creare questo rapporto e perché l'importanza di questo rapporto. Quindi, quanto è social il mio vino? E quanto voglio creare? Quanto voglio essere social io? Quale rapporto voglio creare io con il mio cliente? Ve lo chiedo io. Quanto è social il vostro vino? Lasciatemi qui la vostra mail e ve lo faccio capire io l'importanza di essere social oggi.